Ciao a tutti e dopo la carrellata di ricette dolci, fritte e non, dedicate al carnevale, oggi ritorno con una videoricetta salata, un secondo piatto della Sardegna, veramente strepitoso e sfizioso, che a casa prepariamo spesso proprio per la sua semplicità e bontà. Si tratta degli involtini sardi di carne, cosiddetti scoietas, con un ripieno ricco e golosissimo che ti farà dire wow! Partiremo appunto dalla farcia che io preparerò con il bimbi, ma che voi potrete anche preparare con un semplice tritatutto. All'interno del boccale versiamo uno spicchio d'aglio tagliato in due e privato della parte centrale, come la chiamiamo noi in sardo sanimella, circa 3 foglie di basilico grandi, prezzemolo quanto basta e tritiamo. Riuniamo sul fondo con la spatolina e uniamo il resto degli ingredienti: 50 g di pancetta tagliata a fette, 70 g di pecorino sardo grattugiato, 60 g di pan grattato, un uovo grande, un bel pizzico di sale e 2 cucchiai di vino rosso. Mettiamo il coperchio, il tappo e tritiamo il tutto per qualche secondo. Ed ecco il nostro ripieno pronto. Dovrà avere questa consistenza. Ora ci occorreranno 400 g di fettine di carpaccio di scotona, quindi fettine di carne tagliate abbastanza sottili. Ne disporremo una sul tagliere e inizieremo a farcirla in questo modo: un cucchiaio della farcia appena preparata, formaggio a vostra scelta, che sia provola, dolce sardo, galbanino, filante, sottilette, eccetera, il tutto lasciando i bordi liberi. E ora arrotoliamo su se stessa la fettina per formare il nostro primo involtino sardo. Ripieghiamo i lembi di carne sul fondo e fermiamo con 2 stecchini, proprio così, appunto, come vi sto mostrando in video. Ripetiamo lo stesso passaggio fino ad esaurire tutte le fette e, se non doveste trovare fettine di carne così sottili, basterà schiacciarle bene con il baticarne. Volendo, poi potreste anche utilizzare la carne di pollo e cambiare la farcia a vostro piacimento, anche se comunque questa ricetta nasce proprio così. In qualche involtino ho voluto mettere anche delle fette di pancetta per renderli ancora più sfiziosi. Che bontà! Con le dosi che vi ho dato usciranno 8 involtini. All'interno di una padella in pietra versiamo un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, facciamo riscaldare bene, dopodiché aggiungiamo gli involtini, rigirandoli per ungerli bene da tutti i lati. Copriamo e facciamo rosolare a fiamma vivace per circa 5 minuti. Trascorso questo tempo abbasseremo leggermente la fiamma e li volteremo in modo tale da farli cuocere anche dagli altri lati. Copriamo, attendiamo altri 5 minuti, li voltiamo nuovamente e ora aggiungiamo circa 5 cucchiai di brodo di carne caldo, mi raccomando. Sempre con il cucchiaio preleviamo un po' del sughetto che è colato sul fondo e lo versiamo su tutti gli involtini e a fiamma bassa faremo addensare per bene questo sughetto. Dovrà diventare una sorta di cremina che poi andremo a versare su ognuno. Eccoli pronti, ve ne mostro subito uno. Quanto è goloso già così, prima ancora di averlo tagliato e mangiato. E che buon profumo! Prima di tagliarlo togliamo gli stecchini, ma guardate la morbidezza e il cuore cremoso. Ve ne innamorerete, ne sono sicura. E ora scusate, ma termino di parlare e mangio. E chi resiste? Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, ricordatevi, se la doveste rifare, ma non solo questa, mandatemi le foto che mi fa davvero sempre tanto piacere ricondividerle. Mi trovate su Instagram, su Facebook, su Telegram e sul mio sito web, sempre con il nome ovviamente Le Ricette di Mami. Vi abbraccio forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!